visita pastorale a Milano dell'arcivescovo Mario Delpini, nei suoi momenti pubblici, inizia dall'incontro con i giovani e da un dialogo a 360 gradi che si svolge presso l'oratorio San Luigi della parrocchia Santa Maria Assunta in Bruzzano. Il decanato che viene visitato è il primo della città, quello di Afori. E allora l'arcivescovo dice così sulla sua volontà di compiere questa visita, a lungo rimandata. Qual è lo spirito con cui lei inizia questa visita alla zona pastorale prima, alla città di Milano, una città in cui vuole incontrare tante realtà diverse, anche non strettamente quelle che frequentano gli ambienti ecclesiali o che partecipano alla messa domenicale? Ma io ho usato queste immagini, no? Sono come un pellegrino, cioè vuol dire uno che cerca l'incontro con Dio, i segni di Dio nella città. Voglio visitare la città come un mendicante, cioè come uno che chiede la carità di una parola, di una testimonianza, di una collaborazione. E quindi voglio visitare la città come un promotore di quell'ascolto che diciamo è predisposizione alla vocazione. Ecco, queste tre parole: pellegrino, mendicante, provocatore, sono quelle che descrivono lo spirito con cui intraprendo questa visita. Per le celebrazioni liturgiche non è richiesto il Green Pass, ma si continua a osservare quanto previsto dal protocollo CEI, governo, del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote. Lo scrive la segreteria generale della CEI in una lettera ai vescovi italiani che richiama le norme introdotte dagli ultimi decreti legge legati all'emergenza Covid. In particolare, si legge nel testo, occorre rispettare accuratamente quanto previsto. Siano tenute scrupolosamente le distanze prescritte, sia messa a disposizione un gel igienizzante nei luoghi di culto, siano igienizzate tutte le superfici, panche, sedie, dopo ogni celebrazione. Circa le mascherine, il protocollo non specifica la tipologia. Certamente però la FFP2 ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni. Quanto al catechismo, chi è sottoposto a sorveglianza con testing non potrà partecipare, pur risultando negativo al primo test, fino all'esito negativo del secondo test, da effettuarsi 5 giorni dopo il primo. Per gli operatori, catechisti, animatori, educatori, è vivamente raccomandato dai vescovi l'utilizzo della mascherina FFP2. Anche per i partecipanti alla catechesi, tale tipologia di mascherina può essere opportuna. La segreteria generale della Conferenza Episcopale Italiana, quindi, consiglia l'utilizzo delle FFP2 per tutte le attività organizzate da enti ecclesiastici. Infine, vi si legge, il personale delle facoltà teologiche degli istituti di scienze religiose, nonché i docenti di corsi curriculari nei seminari, sono tenuti a possedere il Green Pass rafforzato a partire dal 1 febbraio 2022. Tre importanti realtà attive nell'ambito dell'assistenza, della cura, della riabilitazione delle persone fragili e anziane con disabilità, alleate per il servizio civile. Infatti, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Onlus, Fondazione Sacra Famiglie e Fondazione Lega del Filo d'Oro si sono alleati, come già in passato, presentando 21 nuovi progetti per il 2022 per un totale di 392 posti disponibili finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. L'esperienza di servizio civile che proponiamo, anche per il prossimo anno, accanto a persone con disabilità e anziani in Italia ma anche all'estero, ha sottolineato Don Vincenzo Barbante, presidente della Fondazione Don Gnocchi, vuole venire incontro al desiderio di gratuità e di solidarietà presente in tanti giovani. La sfida per noi della Fondazione è metterci in gioco con atteggiamento di servizio verso appunto i giovani che sceglieranno di intraprendere il cammino nei nostri centri. La scommessa è quella di dare vita a un percorso formativo efficace e sapiente,
E potremo vincere tale sfida soltanto se sapremo reciprocamente metterci in ascolto gli uni degli altri, perché la cura della fragilità significa soprattutto relazione. I progetti si rivolgono a giovani tra i 18 e i 29 anni che sceglieranno questo percorso prestando servizio nei diversi centri di assistenza dei tre enti promotori presenti in tutta Italia, da Milano a Termini Imerese, ma anche all'estero, Bolivia ed Ecuador ad esempio. Giovani che, supportando con il loro servizio il personale sociosanitario nella cura delle persone assistite, saranno a loro volta guidati da professionisti del settore presenti nelle strutture. Per candidarsi è necessario accedere al bando pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale con scadenza 26 gennaio 2022.